Buongiorno. Allora, Barella distrugge l'Inter e Cassano distrugge Barella. Grazie a te. Dopo 4 anni, 13 febbraio 2019. 13 febbraio. 13 febbraio 2023, Donato Inglese vince anche quest'altra battaglia. Ormai Barella viene contestato anche dagli stessi tifosi interisti, finalmente, che hanno aperto gli occhi su quel mezzo giocatore. Mi sembra detto, anche se ho letto su Instagram che c'è gente che lo difenderà a morte a Barella. Questi sono come quelli che difamano Icardi. Infatti quelli che difamano Icardi sono quelli che difamano Barella. Cioè, poi che da fa? Obiettività zero proprio. Pur di non ammettere che è un mezzo giocatore, diranno che staranno sempre dalla parte di Barella, perché odiano Lukaku che ha fregato il posto ad Icardi, che non c'entra un emerito cazzo, perché Lukaku comunque ha vinto lo scudetto con Come, e Icardi nell'Inter non ha vinto un cazzo. Quindi come cazzo si fa a difendere Barella quando è uno scassacoglioni della Madò, quando spraita, sbuffa, rompe il cazzo a tutti quanti? Poi se ci sta uno che glielo fa vedere, gli risponde come Lukaku, o manna a fangulo, gli sta a certo che cago tu cazzo, subito difende la Barella. Perché? Perché stufa? Perché non te ne ha ragione Lukaku? Non te ne ha ragione quello, rumba cazzo. Tant'è vero che quando abbiamo vinto lo scudetto fecero un'intervista all'Autaro di Lukaku, io devo la vedere, che scherzosamente dicevano: chi è il più rompicoglioni della squadra? Barella. Cioè, pure quando abbiamo vinto, un rumbacazzo è reso. Hai capito? Sai che prima stavano allenatori che contro poi il coglione, che era Antonio Conte, che lo metteva a tacere, dove sta a tacere, come ha fatto che l'Autaro Martina da vedere, fenomeno del cazzo, stai zitto. Invece mo, questo allenatore di merda, fanno che cazzo vuole, Luca? Questa è la verità. Questa è la verità. E siccome sono 2 anni che abbiamo questo allenatore, ha rotto un cazzo, 2 anni, sempre gli stessi errori. L'anno scorso ha fatto la stessa partita col Genoa, uguale. Che poi a Sampdoria, questo punto, retrocede comunque, non si salva usted. Quindi, retrocede, l'anno scorso con Genoa retrocede 0-0, la stessa partita. Traversa di D'Ambrosio, questa traversa di Acea, la stessa, identica partita qua. Quindi è proprio lui. Tu voglio bene, insomma, non piallano l'Inter, insomma, piallano la Lazio, la Sampdoria, con tutto rispetto alla Fiorentina, si squadra qua, Sassuolo, in quelle piazze vai bene. Tu, bello, che ogni anno salvo sempre quello che sta a cazzo di Supercoppa Italia, ma capi, grazie, ce l'hai fatta vincere, mo vince la Coppa Italia, ma a fine anno vatti in affangu, a basta. Andiamo, abbiamo bisogno di un allenatore che riesce a mantenere la linea dell'alta tensione, della concentrazione su 30 partite. Non è possibile che fino a una partita buona e poi la terza sbaglia, 2 vittorie e poi la terza sbaglia, 2 squadre di bassa classifica. Per quello dico io, ma come cazzo si fa? Avevi spareggiato con Milan a Juve e fatta la stessa partita a Torino a Juve, solo che siccome la Juventus è leggermente meglio della Sampdoria è persa là. Il secondo del primo team, quanta gol abbiamo sbagliato a Torino Caio? 30 gol abbiamo sbagliato. Dumfries, Quir, sterili, senza pa. Un secondo team, quello, siccome erano un po' meglio da Sampdoria, abbiamo perso 2-0. E tu stai sempre a giurare che sti giocatori, madonna, che rumba mille, sto gioco del cazzo, sto giro palla della minchia. Mo pigli Lukaku, secondo team lotto. Ma come cazzo fai a to? Se devi fare un assalto alla fine, e metti più per attaccante possì. No, gofia sci. Ecco la mediocrità dell'allenatore perdente, da Lazio. E quando dicevano quell'anno che la Lazio stava al primo posto e grazie al Covid la Juventus poi ha vinto il campionato, nel Guarani avrebbe perso anche quel campionato, avrebbe perso. Covid o non Covid, perché quello è un perdente. Quindi sono tutte cazzate, è un allenatore mediocre che non può allenare l'Internazionale. Basta, questa mattina. Coppa Italia e Supercoppa, quello è il massimo della sua carriera, che ha fatto la Lazio e che ha portato lì, ha trasformato l'Inter nella Lazio. Questa è la verità, non ci giriamo intorno a questi ragionamenti, la verità è questa qua. Ha trasformato il Football Club Internazionale nella SS Lazio, con tutto rispetto per la Lazio. Quando ha vinto scudetto, ha vinto perché se via Eriksson in banchina, se va Mancini, Boxic, Salas, Verona e compagnia bene. Massimo Ballardo di 20 anni fa, 22 anni fa, lui è stato capace di non andare in Champions con la Lazio quando noi andammo con Spalletti, vi ricordate? Lazio in 2-3, Vesino, che De Vrij ci regalò il rigore sul fallo su Icardi,
è stato in grado, con due risultati su tre, di non andare in Champion. Arriva sempre al dunque, ma non scopa mai. Qui sei quando io che dice: sto facendo avere l'orgasmo a mia moglie. Cicci, che sto come ne, stiamo su, cazzo, e non viene più. E quello perde l'orgasmo. Lui è così. Arriva sempre sul più bello e sballa, e fallisce. Non è una volta, è sempre così. Eppure l'anno scorso, che la Juventus in Coppa Italia, si è fatto fare due gol in tre minuti. Due gol in tre minuti, stiamo perdendo pure la Coppa Italia. Ma guarda, si è fatto fare gol, è un problema, venta col Milan, due gol in tre minuti, Ciro. Ma che te, ma sembra così. Che la Cludinese questa, e si è fatto remontare. Con Milan l'hanno e si è fatto remontare. Allora, un problema, sì, tu o no? La sapere che gli non dire più a Chimi qui, ma se mi mette pure Juric, tu Torino, mette in questa squadra, qualche punto di più faceva. Qualche punto in più con un altro allenatore l'avrebbe fatto. Non c'ha la stoffa per stare su questa panchina e basta, non poteva. Non è una volta, sono svariate volte che ogni volta che arriva al dunque fallisce sempre. Io parlo del campionato, la Coppa Italia è imbattibile, là vince sempre. Supercola, vince a partita secca, purtroppo ha vinto pure una, perché se si ha 15 punti, donna, 15 punti, non è mai successo una cosa del genere, mai! Neanche con la Juve di Conte, 13-14, stava la Roma a 9 punti se non sbaglio, a 6 punti, non mi ricordo, alla 26esima giornata. Quindi ditemi voi, ma se potete stare che questo qua, quest'anno, faccio vincere, andiamo dalla Coppa Italia, arrivi in Champions League, e poi piacere. Ti hanno rinnovato il contratto, ma spero che ti mandino, perché non è possibile. Tanto più di quell'anno prossimo sarebbe un'altra volta sempre lo stesso problema. Quindi anche con questi giocatori proverei con un altro allenatore e basta questo 3-5-2, ero tu cazzo, ero, cioè sempre su 3-5-2, quando poi vedi che la partita si esplode, cioè emette l'attaccante, altri attaccanti, no, che li va Luca che mi tagge e che era solto. Che ne so, tu cazzo, se devi buttare la palla avanti, gli ultimi 15 minuti, la palla le mani lunghe, ma che fiancherti, passaggetti! Eru tu cazzo, eru! Da panchina, mi dice a qui, butta la palla avanti! Ecco, là si vede quando sei un perde, non capisci un cazzo. Tanto la Sampdoria non ti faceva più entrare in aria e continuava a fare, anche se poi qualche occasione l'abbiamo avuta, tipo Di Marco, che a me non piace. Non piace perché ha avuto quella palla là e ve lo fa sempre studiare da esterno sinistro, e a me ne fuori, eh! Da, se fosse da piatto, di mano, ambara da stata che le salte da Di Marco, con i quattro cross da merda che fuce. Ok? Non è Perisic di mano, non è, Gossens non è Perisic, non so manca la punta della capocchia di qui, ok? E l'anno scorso, pure che Perisic, qui sta a pezzo scudetto, si è fatto recuperare 14 punti, quindi il problema è lui. Quest'anno si è indebolito ancora di più e si sono visti ancora di più i limiti suoi. Allora non prendiamoci in giro, dici, ma la verità, questo è un problema, l'allenatore, ma ha avuto tante di quelle occasioni, arriva sempre sul più bello e fallisce, con l'Empoli e fallisce, oggi, ieri, ha fallito, e basta, si può chiudere, abbiamo dato 30.000 opportunità, arriva sempre, l'anno scorso, vabbè, a sfortuna, o Bologna, pure a Bologna si è fatto remontare, al di là dell'ero di Radu, anche a Bologna passa in vantaggio e si fa rimontare, cioè non è una volta, c'ho 12 volte, 13 volte, è rotto cazzo, è rotto, allora mo ma pigli che te, mo ma grazie per le supercoppe, le Coppe Italia non ci sta più bene, carinza, noi dobbiamo vincere la seconda stella, dobbiamo stare non a 15 punti dal Na, che non è tutto, è uno fortissimo in Na, ma non è un giustano mica 15 punti di differenza, perché la da rete fanno cacà. E capì? Ci possono stare 7-8 punti, ma no 15 punti in su, eh? Monza, Empoli, Ayr, te frum, te fumo di 6 punti, te fumo, caro amico mio, ah, potevo stare a 9, ma no a 15. E questo che mi faccio incazzare, allora un problema, siccome sono 2 anni che sei all'interno, quando è? Sono 2 anni, dopo 2 anni, ma capite che tu sia così, tornati in Lazio, no pro, tanto Sarri è peggio di te, e non ci scassano più, basta, tornati alla Lazio, quello è il tuo habitat naturale. Grazie per le coppe che ci hai fatto vincere, i cuppe, che comunque è stato una goduria, perché vincere con la Juve 2 anni consecutivi, mo spero che li sbattiamo fuori in Coppa Italia, poi vincere col Milan in Supercoppa, diciamo che ci siamo accontentati, grazie per quello. La seconda serie l'avrei barattata con le coppe, con queste due coppe qua, purtroppo non sei in grado di condurci, l'abbiamo visto,
in 2 anni, quest'anno fino ad avuto un secondo po', e noi abbiamo pensato il Napoli crocca da crollato per 6-7-8 po', ma quello c'è un po' come cazzo fuori in bozze. Siccome sei negato per la corsa a campionato, ritirati con dignità, di io non sono incapace, non lo dirai mai purtroppo perché sei un aziendalista, vi starà là a perdere tempo. Comunque, Durazzo Babbarella strafallito ancora una volta, ho azzeccato e ci ho visto lungo ancora una volta, questo mezzo pagliaccio che ha vinto un europeo a culo, si crede di essere chissà chi questo deficiente? Si crede di essere chissà chi, non ha mai nelle partite Spagna e Inghilterra è stato sostituito, non ha finito le partite, nelle grandi partite clou fallisce sistematicamente. Ma quando ha iniziato a segnare, ve l'ho detto, questo ha fatto 5 gol e finì, non segnerà più. Ieri sarebbe servito un gol di questo fenomeno, tant'è vero che Inzaghi per disperazione l'ha tolto. E allora, quando parlate di Barella, è un buon giocatore, più di buono io non vedo in quel giocatore. E se credo pure adesso forte, quindi pare che Cassano tenga ragione, io tengo ragione, Lukaku a mannarti a fangù, tenga pure ragione, iscrivetevi al canale e va fangù.